Il suo bronzo ha radici genovesi, nonostante la sua nascita avvenga nell'isola di Cuba nel 92. È infatti la polisportiva Mandraccio, la palestra ispiratrice di Frank Chamiso, bronzo olimpico nella lotta libera categoria 65 kg, avvenuta proprio l'ultimo giorno dell'Olimpiade contro l'italo-americano Frank Aniello per 3-5. Il sindaco Doria ha premiato l'atleta nei saloni di Palazzo Tursi, che nel 2012 ha sposato la lottatrice italiana Dalma Caneva, prima di trasferirsi nella nostra città. Mi è piaciuto tantissime emozioni, perché comunque aver fatto questo risultato mi ha fatto andare sull'istoria come italiano, che è una delle cose che vado più fiero, e quindi niente, è praticamente una gioia immensa. E ti insegna anche a rialzarti, ad avere un carattere unico, praticamente è tutto. Cioè, sulla materazzina impari anche a combattere, impari anche a combattere con la vita, impari tante cose che sono molto molto fondamentali nella vita, e anche un carattere, diciamo, tranquillo, rispetti le persone, no? Veramente è una cosa molto bella, c'è una responsabilità più che altro. Io sono arrivato a Rio da campione del mondo e avevo tutto un staff dietro, una responsabilità enorme, tutti volevano che io vincessi e sono riuscito a portare la medaglia di bronzo. E quando sono arrivato in Italia, vedere le facce delle persone, la gente, è stata una cosa proprio grandiosa. Comunque fare questo risultato penso che anche per Genoa sia un vantaggio enorme, già che siamo così indietro con i risultati sportivi.